Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Jap per andare a vedere assieme Tapion, LR, STR, Ability Free, completamente Ability Free ragazzi, come potete vedere al 55%, semplicemente Full Ability Free, ha una Skill Orb che non si potrebbe vedere in generale perché STR, però contate che ha 5 crit e basta, ok ragazzi? Ragazzi, prima di andare a vedere lo showcase, io vi chiedo solamente di lasciare un like e se siete nuovi sul canale considerate l'iscrizione, mettete anche le notifiche. Partiamo con lo showcase di Tapion LR STR Ability Free. In questo caso vediamo lo showcase per la carta com'è quando la pullate, però in un caso molto particolare. Avete tutto Ability Free. Non mi piace in questo modo, lo sapete, anche perché effettivamente che non ha un senso logico. Però ragazzi, almeno vediamo com'è la carta ad Ability Free completamente. L'avete appena pullata e Cosa vi fa? A Link al 10 ovviamente, questa è la situazione. Allora direi di partire, oggi vediamo anche i buff, oggi vediamo anche la possibilità di attivare l'active skill, ma non la usiamo adesso, la usiamo fra un po' perché non ce n'è bisogno adesso. Vediamo un pochino cosa ci offre, ovviamente quello che dicevo ieri, ha problemi di chi li aveva perché non era attiva la passiva, ora i problemi non esistono più. Difesa comunque, questo primo turno insieme a Tapion AGL, 220.000 def. Nice, no, è una buona def per l'amor di Dio. 220k def ci sta con il buffer ovviamente, però vi permette 4 milioni e 2 con il buffer, ok, vi permette di tankare tranquillamente i pugni di tutto, ok, poi le special si tankano post special, ok, 4 milioni ability free per quello che deve fare, non è un DPS principalmente, ok, è più un diciamo è più un supporter del team, ok? Perché effettivamente il suo ruolo è quello di supportare il team più che fare danno e basta, ok? Tapion non nasce per essere il mega DPS della vita. Per l'amor di Dio, io ho iniziato questa road, ogni primo turno che arriva qualcosa mi arriva una special, mi sto già snervando, però lasciamo perdere quello. Però sì, dai, 4 milioni e mezzo, Link al 10... Non è malvagio, con buffer non è malvagio 4 milioni. Poi ricordiamoci comunque ad Ability Free vi può tirare almeno un'altra special. Quindi in generale un po'... I danni li ha, ok? I danni li ha dalla sua, poi comunque, ripeto, supporta il team, è più un buffer. Cioè, si può giocare anche a girare, certo... Dipende il team. Perché comunque per essere... Oh no, si è trasformato... Vabbè, lasciamo perdere. Skippiamo questi turni tranquillamente. Chi se ne frega. Non era neanche cambiato con Lezza Tapion, quindi effettivamente tiriamo i pugni e basta. Chi se ne frega. Speriamo che non ci faccia add minimamente e via. Quella è la situazione. Quella è la situazione. Andiamo in questo modo. Però... più che altro sto iniziando a pensare. Ok, a 4 milioni e mezzo con buffer e full passiva attiva. Se attivo l'active, quel danno in più... Ma forse si può spingere a 5 milioni, ma... È molto... Come dire... Difficile? Sì. Difficile forse è la parola più esatta da usare. È difficile. È difficile spingerlo a 5 milioni. Almeno per quanto riguarda l'ability free. Già l'avete ability 1, è un'altra storia. Già inizia. Ability 2 poi comunque è meglio. Diciamo, è una carta che dà il suo soprattutto ad Ability 2 che gli potete dare sia crit che un po' d'add, ok? Alla fine dei conti non andrà a fare mai tanto danno, però quell'additional in più lo vorrei anche in road. Santi Dio, mi tocca fare 18 turni di Tapion, lasciamo perdere. Però sì, quella di in più dall'Ability 2 sinceramente lo vorrei. È uno di quei PG che, non facendo tanti danni, però avendo quell'utility nella 12... Potrei dargli anche un po' più di add. Sinceramente potrei dargli anche un po' più di add. Però comunque i 5 milioni li fa, quindi crittati, 5 milioni crittati sono sempre tanti. Non saprei sinceramente. Ok, vediamo un attimino questo turno. Allora. Sì, come dicevo, praticamente in 18 ci va quasi sempre, ok? Quasi sempre in 18. Lo teniamo prima in questo caso. 192.000 def senza il buffer def. Ok, è comunque tanta def. Siamo proprio lì, 200.000. I pugni non prende niente. Prenderà danno dalle special. Danno dalle special che poi comunque si counterà tirando le special che ottiene la damage reduction. 3 milioni e 9 con buffer così, ok? Ok, sono 4 milioni comunque.
Van più che bene, alla fine dei conti, van più che bene. L'addino, no, niente ad. Peccato, peccato il niente ad. Sinceramente volevo vedere gli ad. Perché ad Ability Free vi ritrovate comunque una carta che ha la possibilità di tirare l'ad, però è medium chance, ok? Medium chance di fare una special. Se la fa bene, se non la fa, vabbè, amen. È l'unica cosa che potete dire è quella. Vabbè, non l'ha fatto. Potete un attimo risolvere con le skill orb, ok? Potete risolvere con le skill orb un po' da dargli ad, però prescindere... Non entrerà quasi mai, ok? Non è che gli state andando a dare un numero assurdo di ad. No, gli state andando a dare tranquillamente pochissimo ad, al massimo 5, se proprio avete anche la skill orb bronzo dell'ad, però è dura, ok? Sì, sono robe particolari. Non vi ritroverete mai a tirare 3 ad a turno, quasi mai, quasi mai. Non vedrete mai la passiva del damage reduction attiva. È un po' brutta come cosa. È un po' brutta come cosa, sinceramente, non poterla vedere quasi mai attiva quella roba. Perché alla fine dei conti, la cosa che funziona bene per questo Tapion è che con la damage reduction va a tankare tutto, soprattutto in SBR, ok? Io lo sto prendendo per quello. Vorrei sinceramente attivare l'active skill, allo stesso tempo non vorrei attivare l'active skill. Questa è la situazione, non l'attiviamo ragazzi per ora. Però non l'attiviamo. No buffer, 192, ok, vediamo intanto quanto fa di danno. Qua cala ragazzi, non c'è neanche più buffer, qua cala. Voglio però vedere, no, che palle. Che palle sta roba. Che palle sta roba. Special ogni turno, 3 milioni e mezzo, ok. Cala parecchio. Il prossimo turno lo vediamo con Gohan fisico, se non sbaglio. Quindi... visto. L'AD finalmente, 2 milioni e 2. E in più contate che contro certi eventi ha al Lowers Attack Death. Lowers Attack Death. Si fa sentire in road quella cosa. Quella cosa lì si fa sentire in road veramente tanto. Io vorrei sinceramente vedere l'active skill dal prossimo turno. Anche perché con tutta la sincerità, ok, è comunque tutta ad ability free. Un LG è tutta ad ability free, è veramente brutta. veramente brutta. Mi curo un attimo qua. Lasciate fare sta roba perché... diciamo che fare uno showcase con tutto ad ability free è un po'... non difficile ma particolare. È una situazione che io non reputo veritiera, ok? Cioè avrete qualche carta d'ability sempre, quindi non mi piace farlo in questo modo ragazzi, ma per farvelo vedere ad ability free mi tocca fare questo visto che non l'ho pullato e non credo che pullerò ancora. Non credo che pullerò ancora per il semplice motivo, se avete visto il video pull andate a vedere ragazzi, lo trovate nelle schede qua sopra. Non ci tengo a pullare ancora, ok, questa è la situazione, non ci tengo a pullare ancora. Allora, vediamo un attimino una cosa, prossimo turno, sì, active skill, attiviamo. Vedremo per poco. Uff, ti prego vadi là. Brava. Ok, active skill, buffer e dopo supportiamo anche... supportiamo tutta l'altra turnazione con key. Ok, con il key. Ma godetevi intanto l'active skill, non ve l'avevo fatta vedere ieri. È veramente figa. Questa active skill mi piace troppo. Ok, allora andiamo in 24. Death. 3,97. Mamma mia, se si fa sentire quel buff. Forse tocchiamo anche i 5 milioni, ragazzi. Tanta roba. Queste active skill così sono fortissime. Devo essere sincero, sono fortissime. Dock and Mode anche, vediamo un po'. Quasi 400.000 def, comunque, wow. Quanto va a caricare? 5 milioni e mezzo, ok. Ok. Ci sta, non farà danni esagerati. Questa active skill però vi aiuta tutto il team. Consideriamo che anche al prossimo turno aiuterà. C'è il buff anche dopo, vediamo anche più danni lì.
ha molta più def, ability free, link al 10, quasi 400.000 def in road e tanta roba, però è il quarto turno, che può essere difficile, eh? Può essere difficile attivare quell'active skill al quarto turno. Direi... Oh, vediamo sto turno, cavolo. Sono buffati. Fondamentalmente non ci sarà il buffer in turno. Ok, ma sono comunque buffati. Tanto per chiarirci, 167.000 def, ok. 100.000 l'altro che non ha tirato special, niente. Ok. Sono comunque buffati. Vediamo comunque del danno extra. E più il key che aiuta. Il key aiuta anche per la turnazione dopo. In road può servire, però 4 turni è lunga. Lo vediamo nei prossimi giorni, ragazzi. Voglio andarlo a provare in road, in un po' di road in setup diversi, ok? Non sempre con Gotten Gone, con altri team anche. Il danno qua è buono. Il danno qua è buono per essere ability free, cavolo. Quel buff è grosso, ragazzi. Quel buff mi piace tanto. È tanto forte. È tanto forte quel buff. Forse è una delle active skill più utili del gioco. Con tutta la sincerità, è una delle active skill più utili del gioco. Mani basse. Non farà danno, ma vi aiuta tutto il team intero per 2 turni. Quindi lo stesso turno in cui la tirate e il turno successivo quell'active skill è attiva e vi aiuta. È una buona carta, Tapion, ragazzi. È veramente una buona carta. Non sarà la migliore LR, non sarà l'LR più hype che si possa vedere in Dokkan. Giustissimo. Giustissimo, non vi dirò di no perché è la verità, ok? Mettiamo... No, voglio vedere la special qua, il danno, cioè bra e tutto, voglio vedere la special. Non sarà la migliore LR del gioco, però è un LR utile, che comunque va anche bene quello. Non farà i danni della Madonna, oh mio Dio, distrugge i mondi, però comunque pullate la carta d'ability free, ok? Non vi farà 70 milioni, però è utile, tanca. In road tanca, ragazzi. E in più, lanciando le 12, eccolo qua. Debuffa tutti gli avversari che tocca, rendendo l'intero team più tanky. Ok? È tanta roba. Questa turnazione in generale è tanta roba. Non sarà una delle migliori con più danno, ma è una delle migliori fra tanking e utility. Questo è sicuro. È una delle migliori turnazioni utility del gioco, ragazzi. Un ottima carta. Peccato solamente che è uscita senza saldi, senza niente, perché è un LR che merita. Merita veramente tanto. Allora, io direi, finiamo di vedere qua con Goku. Quindi gustiamoci un attimino questo turno, con calma. E andiamo a fare il prossimo e vediamo esattamente come si gestisce Goku. Tanto per farvi un'idea, ok? Ci facciamo un'idea. Link al 10 e tutto, vediamo cosa può offrire. Solo quello. Vediamo cosa offre, vediamo quanto danno riesce a fare in generale e tankare. C'è Gotten Gone al prossimo turno, ok? Quindi è proprio no buffer. Va bene, ci sta. Voglio vederla no buffer, voglio vederla anche no buffer contro le parti difficili dell'evento, no? Queste sono quelle che, tra virgolette, simulano le SBR senza andare in SBR, ok? Però ragazzi, vi dico, non ne vale minimamente la pena pullare, più che altro per la situazione. Pochissimo tempo dalla Golden Week, no saldi, in generale se shoppate poco, tenete ragazzi, vi conviene. Però in generale la trovata random è un buon PG, anche ad ability free, ve lo assicuro, è un buon PG. Allora, ok, no buffer, partiamo in 12 fissa, def 192.000 dovrebbe essere. Diamo un attimino, mandiamola in 18, in questo modo, ok, e vediamoci questo turno, ultimo turno dell'LG che vediamo. Buona la special, quale prende? 200.000. Ci sta, perché li andava a tankare. La andava a tankare solo dopo la special. 3 milioni e mezzo, no ad, che sarebbe stato da 2 milioni. 2 milioni e 2 forse. O 2 milioni. No, considerando al Greatly Raises Attack. Vabbè, in generale vi ritrovate una carta davanti ottima. Poco da dire, anche ad ability free, link al 10 almeno. Avete il vostro partner che è Tapion. È una delle turnazioni più tanky del gioco e più utility del gioco per quanto riguarda tutte le Super Battle Road. Tutte le Super Battle Road o Extreme Super Battle Road sono debuffabili. Questa turnazione vi
Carrie Alle Road, esattamente Vicario Alle Road. Lo faceva già da solo Tapione AGL, ora avete anche Tapione LR, mettete in conto quella situazione, potete tenere tranquillamente Tapione primo, che così vi tankerà tutto, e Tapione LR secondo, che così tira le special, si boosta, boostandosi dopo è carico con la damage reduction, e in più c'è il debuff di Tapione, poi con le 12 key c'è anche il debuff di Tapione LR. Non c'è nulla di più forte in road, sinceramente. Gli mancava solo... Ma a sto punto direi che gli mancava solamente un seal o uno stun. Quella è l'unica cosa. Tipo, dalla 18 aveva un seal. Aveva una roba del genere, sarebbe stato OP in quel caso. Ma è OP comunque. Ragazzi, spero il video vi sia stato utile. Spero vi siate fatti un'idea di questo Tapione LR ad ability free. E comunque ieri ad ability full, l'abbiamo visto, farà anche più danno ora. Lo riguardiamo nelle road in questi giorni e vediamo anche lì com'è. Detto questo, ragazzi, lasciate un bel like, commentate. Se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Noi ci becchiamo domani con un nuovo video. Ciao a tutti, ragazzi.